1,94 m per 78 kg di peso, classe 1994, centrocampista. Mario Gargiulo è il best player della Mavericks League quinta edizione. Dotato di grande carattere e determinazione, spiccata visione di gioco, eccezionale precisione di tiro e propensione all'assist. Mario è un calciatore di talento che trasmette energia e vitalità sia dentro che fuori dal campo. L'anno scorso abbiamo vinto la Young, poi la Master, la Mario Albano. L'anno prossimo organizziamo una bella Little e ci divertiamo un po'. Nella lista ti credi, fai un padre creatura. Sono 2 anni che faccio questo torneo e più che altro vedo questo torneo molto differente dagli altri, perché sono riuscito a integrare oltre che la vita calcistica anche quella sociale, quindi oltre a giocare, quindi a fare la cosa più bella, cioè quella che mi piace di più, giocare a calcio. È molto bello conoscere molte persone e la Mavericks mi ha insegnato più che altro a relazionarmi con gli altri, conoscere ragazzi tipo Salvatore Romano, Alessandro Caglione, che ormai sono diventati dei veri e propri amici. Come e quando hai iniziato a giocare a calcio? Un giorno l'allenatore di mio fratello disse, vedendomi diciamo giocare un po' col mio pallone, ha chiesto a mia madre se potevo iniziare diciamo un po' ad allenarmi, diciamo a perdere un po' di tempo, e da lì è nata, diciamo, lì è avvenuto il mio incontro col pallone, diciamo a livello un po' più agonistico. Quanti anni avevi? 4 anni. Ha iniziato con Mister Mario Troia all'inizio, poi dopo per una scommessa, perché io non stavo nel calcio, una scommessa contro un personaggio di Portici, ho pigliato una squadra di ragazzi di cui qua ci sta anche un altro rappresentante, Andrea Sforza, e li ho allenati io. Li ho allenati io per 5-6 anni e diciamo li ho portati ad un buon livello. Questo è il luogo, diciamo, emblematico della nostra infanzia, perché qui dietro di noi c'era il campetto dove passavamo 3/4 della giornata, tornavamo a casa soltanto per mangiare e per dormire. Per questo campetto abbiamo un sacco di segni sul nostro corpo, cioè ci sono rimaste delle cicatrici. Abbiamo iniziato a giocare con i nostri fratelli, i nostri rispettivi fratelli. E diciamo il fatto divertente, adesso divertente, ma prima che diciamo se torniamo indietro ci faceva anche soffrire, era durante la formazione delle squadre. Noi solitamente venivamo scelti sempre per ultimi, essendo i più piccoli. E forse questo è stato anche un elemento fondamentale per diciamo darci una specie di sprono per fare meglio, diciamo, superare gli altri. Io nella mia vita ho, diciamo, scivato tante occasioni, perché ci sono state molte squadre che mi volevano da quando avevo 10-9 anni, ma non sono mai andato da nessuna parte perché amavo troppo Portici, cioè sono stato troppo legato a Portici, alla mia città, che poi diciamo mi ha girato un po' le spalle. E no, ho avuto opportunità a Palermo, Parma, a Padova, che sono stato una settimana a Padova. Quest'anno dovevo andare in 5-6 squadre, ma diciamo sono 3 anni che diciamo la sfortuna mi persegue. Ho avuto molti infortuni, diciamo, nella mia breve carriera. Sono stato operato una volta al polmone, ho fatto male alla caviglia, adesso il ginocchio. Ho avuto un infortunio al ginocchio, ai legamenti del ginocchio. A molti dico non giocare più a pallone, perché però quella è la sua passione. E allora deve starsi anche a questo. L'importante è che sono cose che vanno e passano. La sfortuna, io sono convinto, ce la creiamo noi e va via da sola. Non deve desistere, deve continuare ad andare avanti così. Io quando gioco solitamente mi faccio 2 cose che mi vengono particolarmente bene. Uno è girarmi col tacco e girarmi in modo più veloce col tacco. E un'altra cosa è la Veronica, che è un colpo, diciamo, che mi è sempre piaciuto, vedendola fare da Baggio, Zidane, che sono i miei idoli, diciamo. Lui da piccolino giocava
faceva i gol con la testa e a me mi è rimasta questa cosa che mi piace molto quando segna così. Quando fa le rovesciate mi fa venire le palpitazioni, perché poi quando vado a vedere la partita ho paura che gli fanno male. E niente, le fa spesso e volentieri, pure quando era più piccolino. Non mi fisso più un obiettivo, giocare in Serie A, in Serie B, perché alla fine rimane soltanto nella nostra testa. Se la fortuna vuole, arriverò a livelli che merito. È un ragazzo come tutti i ragazzi che meritano, io sono per i giovani. Voglio che tutte le loro aspirazioni vadano in porto e vadano avanti nella vita. Non nel calcio, anche nella vita, nel sociale, nello studio. Questo è il campo dove passiamo, diciamo, la maggior parte della nostra giornata, tutti i ragazzi, diciamo, di Via Scale. E qui passiamo gli interi pomeriggi a giocare interamente a calcio. A meno che ci divertiamo mettendoci, per esempio, come adesso, sui gradoni a vedere come giocano i più piccoli. Per me è più forte qua a Portici. Ti mette la palla dove vuoi e fa fare molti gol a tutta la squadra. Sa comportarsi bene nel suo ruolo, lo svolge nel migliore dei modi. È molto, molto socievole, molto simpatico. E come giocatore è un grande giocatore, più che fare gol ma fare gli assist. Un ottimo giocatore, molto utile per la squadra. È un po', però a volte gioca anche molto da solo, diciamo, fa sempre anche molti giocati personali. È altruista per il Bodo San Capo. Quando giocavo io sono proprio tutto al contrario, seguivo solo calci, gioco molto fisico, molto maschio, e mi arrabbiavo molto perché tornavo a casa sempre con le lividure, con le botte, però lui si divertì e diceva: vabbè, però io ho fatto due tunnel, ho fatto questo, ho fatto gol, ho fatto quell'altro. E mi arrabbiavo sempre su questa cosa, però adesso, giocando anche con le prime squadre, con i grandi, è diventato molto più forte fisicamente, anche molto più forte di me fisicamente su questo piano. Il gol più bello... il best goal che ha fatto, che è entrato nel best goal, da centrocampo al filo di palo, a segnare. Raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. And we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we go. La cosa che gli voglio augurare, diciamo, è che anche se non tra virgolette sponda a livello di calcio, gli auguro il meglio nella vita, perché è un ragazzo esemplare, se lo merita, e niente, speriamo che Dio la mandi buona. Occhio alla traversa. Giocavamo contro il Real Palace, la partita era finita, non so, o 6-6 o 5-5, cosa del genere. Partita molto combattuta, loro erano molto più grandi di noi tutti 95-94, solo io ero 91, e arriviamo ai rigori, eravamo in vantaggio grazie ad un rigore parato da me, si presenta sul dischetto l'ultimo rigore Mario. Non ci aspettavamo di vedere una scena del genere. Arriva sul dischetto, in procinto di calciare, mette il piede sotto e fa il cucchiaio. Grazie a quel cucchiaio abbiamo vinto il torneo, abbiamo alzato la prima coppa insieme a me. Wow, time to go up, girl, too soon.
kisses goodbye. I got a world to see. My girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life. Lo vedo un ragazzo forte, bravo tecnicamente, lo vedo un tipo, un ragazzo, un giocatore di Serie A per me, tipo i movimenti come un ragazzo che gioca nella Juve come Pogba, ho visto dei provini che ho fatto fare a lui e mi è piaciuto tanto. Mario ha fatto tutta la giovanile della società sportiva Portici. È stato sempre un ragazzino molto ligio alla sua disciplina, sempre preciso negli allenamenti, sempre ad ascoltare i vari misteri che sono seguiti, e ha fatto sempre delle prestazioni molto esaltanti. Quindi lui ha voluto fare, ha proprio quella idea di fare il calciatore, e secondo me ci può pure arrivare. Con un poco di fortuna, logicamente. Questo è il luogo dove ho passato, diciamo, tutta la mia infanzia calcistica. Qui, tra, diciamo, questi sassi e un po' di polvere, ho davvero vissuto le emozioni più belle della mia vita. E qui ho segnato anche forse uno dei miei gol più belli. Ho fatto che c'era anche un ragazzo che ha partecipato alla Mavericks, a cui dedicai anche il gol, Paolo Sannino. Che arriva una palla a centrocampo, qui c'è una palla dal lato sinistro, e non vedendo alcun mio compagno smarcarsi, mi viene, diciamo, questa pazzesca idea di tirare da centrocampo. E diciamo, per l'età che tenevo, circa 13-14 anni, tirare da quella distanza non era semplice, perché da centrocampo la misi nel set e partire fuori dai pali. Forse questo è stato il gol più bello che abbia realizzato. Il calcio mi aiuta a stare bene prima di tutto con me stesso, perché durante una partita, diciamo, rivivi anche le situazioni che ci sono nella vita quotidiana. Io poi sono molto religioso, questo rito che quando prima di entrare in campo faccio una specie di preghiera, di ringraziamento più che altro per tutte le cose che, diciamo, Dio mi ha donato. Io non faccio mai promesse, neanche a me stesso, ma io non lascerei mai Portici, perché Portici è, diciamo, la mia, è tutto per me, ma diciamo il calcio porta ad altre strade, quindi molto probabilmente l'anno prossimo non sarò qui, cioè, giocherò, diciamo, fuori campagna. E sperando che la mia carriera possa avanzare, con sempre però il rimpianto di, diciamo, non aver mai giocato al San Siro. Auguro a me il meglio e, diciamo, un arrivederci per la prossima volta. Oltre che un giocatore di talento, fantasia e spessore atletico, Mario ci ha dimostrato di essere un ragazzo maturo e sensibile, animato da profondi valori e dotato di grande forza d'animo e giudizio. L'equilibrio, la simpatia e la solarità che sa rivelare sin da subito lo arricchiscono ulteriormente e non possono far altro che indurci ancor più ad augurargli sentitamente tutto il meglio.